Benvenuti, bentrovati allo speciale Medicina di Teleacras. E allora, come sempre, anche io riporto quel che avviene, ovviamente in una misura che riguarda ciò che coinvolge la nostra provincia ed Agrigento, e mi riferisco al Covid. Non dobbiamo comunque dimenticare che il Covid è ancora presente, anche se quell'indicatore che tutti abbiamo imparato a conoscere, il famoso RT, adesso effettivamente, secondo i dati relativi a ciò che emette, per cui ci informa il Ministero della Salute, sono veramente bassi. Anche gli ospedali non c'è più pressione, nelle terapie intensive, meno ricoverati. I decessi ci sono ancora, però sicuramente il numero non desta la preoccupazione, soltanto sconforto e dolore per chi purtroppo è stato un malcapitato da questa infezione, da un mostro che in parte comunque grazie alle vaccinazioni stiamo riuscendo a sconfiggere. Stiamo bloccando con le vaccinazioni quelle che sono le varianti, le mutazioni che permettono al virus di replicarsi, sicuramente anche in soggetti con delle patologie croniche, per cui in una immunodepressione che consente la possibilità di dare delle varianti, questo lo hanno, diciamo, studiato e dimostrato gli scienziati di recente, però effettivamente, anche se ancora all'appello mancano tanti, tanti italiani, over 50, devo dire che, insomma, con grande soddisfazione che immunologicamente il vaccino ha un suo grande perché. Oggi in trasmissione invece ci occuperemo di quelle che sono le progettualità nel campo della sanità e quindi andremo un po' ad indagare su cosa si sta, diciamo, per cui si sta lavorando, coadiuvando insieme a tante figure professionali che nelle multidisciplinarietà, che ormai è un termine che conosciamo un po' tutti, dove tanti professionisti cooperano per il raggiungimento di uno scopo che porta anche a quello che è il benessere di progetti che riguardano la nostra salute pubblica, ma non soltanto la nostra, anche quella degli altri. E vediamo di cosa si tratta. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Con me il dottor Luigi Ialuna, benvenuto. Poi ci parlerà del progetto e della sua responsabilità in questa grande cosa, perché comunque è una grande cosa. Spero che andando in porto quello che si è, insomma, che si sta organizzando, si possa definire al massimo poi l'efficacia di ciò che si sta creando. Poi con noi anche il dottor Salvatore Castellano, referente progetto Coopera, perché è così che si chiama il progetto, e la dottoressa Franca Rita Battaglia, assistente sociale nell'ambulatorio Equipe Psichiatria Adulti 1 presso Ospedale di Agrigento. Benvenuti, benvenuti. Allora, dottor Ialuna, magari mi sono un po' impastricchiata nella presentazione, ma insomma, quando si parla di progettualità, quando si parla di programmazioni al fine di rendere un progetto realisticamente efficace e tale come noi vogliamo, non è semplice. Di cosa parliamo? Allora, intanto parliamo di Coopera, cosa significa? È un acronimo che i comuni si migliorano per, diciamo, superare la vulnerabilità. È un progetto che è stato finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del FAMI, che è il Fondo per l'Accoglienza, la Migrazione e l'Integrazione. Di fatto è un progetto che mette in rete degli enti pubblici che si occupano appunto di accoglienza, di assistenza e anche di integrazione all'interno del territorio. Sono coinvolti appunto gli enti pubblici, il capofila è il Comune di Palermo che coordina il progetto e poi sono coinvolte anche il Comune appunto di Agrigento e di Trapani. Sono coinvolte le ASP di Agrigento, Trapani e Siracusa. C'è anche il Polo Universitario di Agrigento, c'è anche il CEFPAS che è il centro regionale che si occupa della formazione nel settore socio-sanitario e poi c'è l'ANCI Sicilia che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani. Allora, Dottor chiaramente. Ialuna, però la interrompo un attimo per capire, ma si riparte in questo contesto o è un continuum di qualcosa che già c'era? No, c'è qualcosa, c'è una struttura, noi stiamo parlando di quella che un po' si può considerare l'avamposto, no? Dell'accoglienza di quelle che sono insomma, le situazioni che viviamo tutti i giorni, e tra l'altro Agrigento rappresenta un po' l'ecocentro, insomma, anche basta pensare a Lampedusa, che insomma è in questa provincia. Quindi, allora, il mettere in rete significa migliorarsi come amministrazioni pubbliche per dare sempre migliori servizi.
Diciamo in questo senso il progetto si sviluppa in diverse azioni, quindi c'è chiaramente una azione che svolgono le ASP all'interno, appunto, che si occupa dell'assistenza sociosanitaria, e all'interno di queste ASP, appunto, sono stati creati questi ambulatori con equipe multidisciplinari che faranno questo tipo di attività. Già lo fanno chiaramente, in certo. Questo senso si entra in rete con quella che è anche la partecipazione, ad esempio, dei comuni. Noi abbiamo una rete, cosiddetta rete SAI, che è il sistema di accoglienza e integrazione, che coinvolge in Sicilia circa 100 progetti, dove ci sono circa 90 comuni che vengono coinvolti, e quindi si cerca di mettere in rete. Per fare questo si stanno sviluppando delle azioni all'interno del progetto, che vanno appunto dalla formazione che sta facendo il CEFPAS sia in attività residenziale al CEFPAS, ma poi ci sarà un training in the job proprio nelle strutture che si occupano di questo settore. Allora, lei parla di formazione riferita, rivolta a chi? Ai professionisti che agli operatori, agli operatori che agiscono. Chiaramente sono delle amministrazioni pubbliche, proprio, quindi parliamo di operatori che, come assistenti sociali o altre figure che sono all'interno delle ASP, così anche dei comuni, che vengono, diciamo, formati, o quantomeno fanno un loro percorso formativo finalizzato a questa attività. Ma ci sono anche dei tavoli tecnici, che questi vengono coordinati dall'ANCI Sicilia, che praticamente coinvolge il coordinamento dei comuni del SAI, che ho appena detto. Anche questo vengono valutate, vengono affrontate le problematiche, criticità che ci sono, perché chiaramente c'è una normativa, ci sono le emergenze che vengono, che ogni giorno ci sono, l'ultima è questa dell'Ucraina, quindi, diciamo, in questo senso si cerca di affrontare queste problematiche e di trovare anche delle soluzioni, o quantomeno migliorare i servizi. Ma ci sono anche gli sportelli comunali che si prendono in carico questi soggetti del terzo mondo, e che quindi danno, come dire, assistenza, danno orientamento, risolvono alcune problematiche anche burocratiche che ci sono. Proprio oggi, parlando su Palermo, c'è una ragazza che venendo dalla Costa d'Avorio si è violentata con una bambina, però adesso, da beneficiaria, perché ha utilizzato questi servizi, adesso, diciamo, è una che è operatrice, e quindi lei che accoglie, che dà assistenza. E quindi questo è il meccanismo dell'integrazione? Esattamente, questo è il meccanismo. Quindi c'è una finalità ben definita, ecco, che insomma si rivolge a questi ragazzi, a questi profughi adesso che ci saranno. Io penso che le criticità faranno capo anche a questo afflusso, si parla di milioni di profughi che arriveranno. Qua c'è tutta una gestione Covid, isolamento, tampone, poi inserimento, insomma non sarà semplice. Non è semplice assolutamente, anzi questi sono momenti. Io ringrazio la vostra emittente, perché anche nella comunicazione è difficile operare in questo settore, perché chiaramente ci sono viene vista un po' distante, invece non è così. C'è dietro questo sistema d'accoglienza degli operatori che agiscono giornalmente, che cercano di organizzare i servizi. Cioè, spesso noi magari ci limitiamo, da semplici cittadini, a dare il contributo dei 5 euro, però certo. In effetti c'è dietro un grande lavoro che però parte non è dal... spesso riconosciuto, perché quando si parla di integrazione ci sono più polemiche dietro l'integrazione, insomma i risvolti li conosciamo un po' tutti, purtroppo leggiamo i social, le notizie volano più veloci della luce e spesso sono anche false, però è pur vero che c'è gente che fugge, gente che non si vuole integrare, la gente ha paura, quindi non, in realtà l'utenza è quella che non partecipa in prima persona, lamenta una gestione come se la gestione non ci fosse dietro tutto questo, invece c'è assolutamente, opera, devo dire, 24 ore su 24 ore, ed è questo, bisogna far emergere questo. Pensiamo appunto all'emersione del disagio, che è anche un'altra misura che è all'interno nostro, e quindi ci sono degli operatori che agiscono su queste persone, le mettono in condizione di potersi integrare. Un altro fattore importante è che appunto nel sistema dell'accoglienza e integrazione c'è un forte
si deve instaurare un forte rapporto con il territorio, per quello certo. che può essere il lavoro, per certo. quello che può essere la formazione, l'istruzione, per poter integrare al meglio questi soggetti che per problemi di guerra, per pensiamo, qualsiasi altro tipo di problema, ricongiunzioni certo. familiari ed altro, diventano diciamo, problemi davvero importanti. Comunque ecco. questo è un progetto indispensabile, dottor Ialuna, no? Nelle condizioni, nella situazione in cui ci troviamo in generale nel mondo, no? Sì, assolutamente sì. Noi, la Sicilia diciamo, è organizzata e tra l'altro, appunto, come dicevo prima, fra le regioni che ha un suo sistema di accoglienza, però ecco, bisogna migliorarlo, perché bisogna migliorarlo. In questa maniera si migliorano i servizi, si migliora anche l'accoglienza e l'integrazione. Quindi, diciamo, e diciamolo, l'accoglienza nella nostra regione è una buona accoglienza, no? Ma noi storicamente abbiamo sempre accolto, infatti. Anche noi siamo stati accolti nel passato, diciamolo, in altre terre, e quindi è anche giusto che noi ci adoperiamo per far questo anche nella nostra regione. Grazie dottore Ialuna. Allora, dottore Castellano, questo progetto coopera, quali sono gli intendimenti nel contesto della nostra ASP di Agrigento? Che vuol dire intanto coopera per noi? Ma per noi significa, per quanto riguarda lo specifico del progetto coopera, interessarsi dei migranti che accusano problemi nella sfera psichica. Il progetto coopera è puntato e mirato nella gestione di casi di persone che appunto presentano disagio mentale. E, per noi come ASP significa dare continuità in fondo a delle attività che già negli anni precedenti abbiamo svolto con altri progetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso grande contenitore del FAMI, cioè fondi assistenza, migrazione, integrazione, che sono fondi europei che passano poi dal Ministero dell'Interno. Noi in precedenza abbiamo gestito un progetto che si chiamava ICARE, parlo a passato perché è terminato, e ancora prima di ICARE avevamo un altro progetto che era Silver. Più o meno i progetti come coopera, questi si muovevano nell'ambito del disagio psichico e anche aggiungevano l'accoglienza e l'assistenza delle problematiche dell'area materno-infantile. Quindi coopera per noi è un continuare a migliorare, a cercare di migliorare le capacità di costruire una serie di professionisti, di formare una serie di professionisti che abbiano lo specifico dell'accoglienza di persone che vengono da ambiti culturali decisamente diversi, che abbiano quindi una preparazione, che si costruiscano una sensibilità che si fa appunto sul campo grazie anche a questi progetti. Quindi coopera punta molto non solo e soltanto sulla presa in carico, come si dice, certo. dei migranti che presentano disagio e disturbo psichico, ma punta molto sulla formazione esperienziale e anche teorica certo. del personale. In questo specifico l'ASP di Agrigento mette in campo 20 professionisti tra assistenti sociali, psicologi e psichiatri e neuropsichiatri infantili, appunto organizzando degli ambulatori, come sono già organizzati a partire dai primi di febbraio, nelle aree in cui abbiamo una certa disponibilità e nelle aree in cui è presente il fabbisogno. E abbiamo aperto ambulatori del progetto Coopera ad Agrigento, come ambulatori per gli adulti e ambulatori per i minorenni, quindi neuropsichiatria infantile. Abbiamo aperto ambulatori a Licata, Palma di Montechiaro e Canicattì. Oggi siamo già in grado di affrontare appieno, almeno dal punto di vista quali quantitativo, le esigenze e di raggiungere gli obiettivi che il progetto Coopera ci dà.
ci fornisce. Abbastanza chiaro, effettivamente capiamo un attimino come svolge il compito e in che termini la nostra ASP. È un progetto complicato, grosso, che avrà delle criticità, ma anche per far arrivare un messaggio a chi ascolta di questa progettualità di cui stiamo parlando, diciamo che vorrei usare un termine un po' giurisprudenziale per fare un po' il ping pong di quello che ritorna, cioè noi facciamo sì che avvenga l'integrazione di chi arriva nella nostra terra, ma è anche a garantismo di chi accoglie la gente che arriva nella nostra terra. Io ti educo, ti aiuto, ti sto vicino, ti do quella terapia di cui hai bisogno, se mai ne avessi bisogno, ma questo ritorna anche a me, che ti ho accolto e sto anche tranquilla a lavorare con te e tu saprai fare quello che io faccio nella mia terra. Penso che sia questo anche un obiettivo che va trasmesso a chi ci ascolta, giusto? Esatto. Assolutamente sì, devo dire il dato più importante di questi progetti è il messaggio culturale che si dà agli operatori e possibilmente anche a chi interviene nella rete di assistenza e di accoglienza, come poco fa, così come accennava il dottore Ialuna, che è appunto quello di far crescere l'idea, il concetto dell'altro, dello straniero, di chi viene da terre lontane, in un sistema di garanzie che sono anche garanzie di tipo giuridico, oltre che di tipo sanitario. Giusto. Le criticità, dottore Castellano, quali sono in realtà? Ci saranno, eh? Le criticità sono quelle di un sistema che, sebbene ormai sperimentato anche con progetti precedenti, ha una limitazione operativa temporale, ha un coinvolgimento purtroppo non quantitativamente non esorbitante, parlavo di 20 persone, e quella ancora di avvertire anche una certa spazio di crescita ancora da registrare per gli stessi operatori, perché accogliere, affrontare la questione migrante non è una cosa semplice. Peraltro c'è una criticità ben specifica, che è quella della mediazione culturale. Ovviamente certo, la comunicazione che noi dobbiamo affrontare, soprattutto nel campo del disturbo psichiatrico o psichico, è una comunicazione importante fatta di comunicazione di parole, insomma, di conoscenza, di racconto, di conoscenza delle storie di queste persone. Ed è importante avere lo strumento della mediazione culturale, e in questi progetti a volte è previsto come fatto marginale. Considerando peraltro che a livello regionale non c'è una pianificazione progettuale che permette una presenza stabile di mediatori culturali nei livelli di assistenza e ospedaliera o territoriale. Quindi la criticità più precisa è questa qui. E se dovessimo parlare un attimino del tempo in cui ottenere questa integrazione, ci sono dei tempi prestabiliti oltre i quali non bisogna andare, cioè le figure professionali che cooperano insieme e creano questa unione, questa multidisciplinarietà, quindi ci sarà comunque un'intesa, no? Cioè tra di loro colloqueranno sul da farsi, sull'individuo, sul caso presentato. C'è un tempo limite oppure tutto dipende dalle circostanze per ogni singolo caso trattato? Mi riferisco ovviamente ai pazienti che hanno disturbi psichiatrici, ai bambini con deficit neurologici. Non è previsto nessun tempo limite, i limiti sono dovuti al progetto, i limiti temporali del progetto e il sistema, la disponibilità che il progetto dà ai professionisti, anche perché i professionisti coinvolti sono persone che lavorano anche quotidianamente, certo, nella loro attività istituzionale. Quindi semmai i limiti sono questi qui, ma per singolo soggetto non è previsto. Ed è giusto che non ci sia un limite, perché questo dipende. È importante saperlo, non è che noi arriviamo là, allora tu da 0 a 10 devi essere pronto, no, si segue, esatto. Non si è, a volte è importante precisare ogni piccola cosa. Grazie dottore Castellano. Allora, dottoressa Francesca Battaglia,
Io volevo sapere la figura invece dell'assistente sociale in questo contesto, soprattutto dei pazienti che hanno problemi psichiatrici, quindi come si interpone un assistente sociale in questi ambulatori, qual è il ruolo? Sì, allora il ruolo dell'assistente sociale all'interno degli ambulatori della salute mentale, ma così come anche negli altri ambulatori, abbiamo parlato anche degli ambulatori dell'area materno-infantile, è un ruolo di prima accoglienza e quindi di analisi del bisogno e di attivazione degli interventi di rete, quindi rispetto alla partecipazione anche di altri soggetti, ma questo avviene nell'ambito del progetto Coopera, ma anche al di là del progetto Coopera, quindi è di attivazione delle risorse del contesto che possono intervenire nel... Io volevo tornare però un attimo indietro, Simona, se tu me lo consenti, rispetto sì. all'accoglienza. Tu hai parlato di un modello di accoglienza siciliano, splendido, che cioè, noi ce lo siamo creati con sì. l'accoglienza a Lampedusa, quando iniziarono gli sbarchi, eccetera. Ecco, questo modello di accoglienza è anche l'oggetto di interesse di questo progetto, perché è va bene, però è migliorabile, capito? Adesso... Quando ci si approccia Ma questo dipende dalla comunicazione, dall'educazione, sì, ad ascoltare cosa avviene e come si deve una persona interporre. Sì, dipende anche dalle competenze, perché certo. adesso si impone una presa in carico culturalmente competente. Sì. E ancora questo è un fattore di criticità nell'ambito dell'operatività dei servizi, per cui questo progetto che viene inserito all'interno di progetti che migliorano la governance e la capacità sì. building degli operatori è proprio per attivare dei modelli di presa in carico integrati in cui esiste una forma di integrazione tra i vari servizi ma anche tra i vari enti per evitare sovrapposizione di intervento e spreco di risorse e nello stesso tempo garantire interventi più efficaci. Certo, ma non è a chi ci riferiamo effettivamente come un po' insomma criticità nell'accoglienza, a chi ci riferiamo in realtà? Agli operatori o alla gente? No, proprio ai modelli di accoglienza. Il dottore Castellano parlava di un fattore di criticità che è grande quanto una casa ed insormontabile, certe volte che è la barriera linguistica. Quando poco fa accennavi anche all'integrazione, ma noi interveniamo ancora prima del processo dell'integrazione che è proprio l'assistenza. Stiamo parlando dell'assistenza sociosanitaria. L'assistenza è il raggiungimento del benessere fisico-psico, no, nell'accezione certo. diciamo olistica proprio del termine, però il discorso è che le persone che affrontano un'esperienza migratoria affrontano spesso anche delle esperienze traumatiche. Come no? La rilevazione del bisogno quando arrivano poi nella nostra terra è difficile e costituisce anche una certa criticità per una certa ritrosia a parlare di vissuti traumatici, perché considerate che le derrotte sono diciamo quelle un po' che conosciamo tutti e che spesso sono diciamo piene di pericoli, di violenze, di abusi, di soprusi. Queste persone tendono magari a rimuovere certe esperienze traumatiche e poi sviluppano altri tipi di disturbi che sono magari disturbi psicosomatici, disturbi psichici, ma arriviamo anche nell'ambito della psichiatria, capito? Sì. Quindi dobbiamo intercettare e rilevare il bisogno quanto prima possibile per cercare di arginare le vulnerabilità, che è un pezzo del titolo del progetto Coopera, e intervenire. Innanzitutto in questo punto. Garantendo una presa in carico efficace. Certo. E che parte già dalla possibilità di comunicare efficacemente con la persona che ti deve raccontare la sua storia di vita, certo, nella narrazione. Il personale è formato in tal senso e quindi... Certo, perché spesso una formazione non culturalmente competente ti consente di approcciare il cittadino extra UE, questo è il target sì, del progetto, sì. Con magari superficialità oppure un approccio legato allo stereotipo e quindi certo, non fai certo. un intervento che non è mirato. Non è mirato, esatto. Ma a questo punto la differenza di gestione di un ambulatorio riferito all'adulto rispetto a un ambulatorio dove c'è il bambino, no? Ecco, che differenza c'è fra le due tipologie? Vabbè, intanto diciamo che l'adulto è una persona che ha una strutturazione di personalità già un po' compiuta, formata, certo. e quindi è diverso. Il bambino è ancora più ha necessità di maggiori attenzioni. Considera che anche gli operatori devono essere formati
avanti rispetto a questo. Naturalmente le visite vengono fatte con la presenza di un tutore, perché comunque bisogna garantire anche dal punto di vista legale, diciamo, l'accesso deve essere così garantito, e quindi mettono in atto una serie di tecniche e strategie tali da poter prendere in carico il minore con i problemi. Spesso sono minori stranieri non accompagnati. Anche e questo diventa veramente cioè, voi la vivete il carico di persona, vulnerabilità massima. Sì. Cioè, capisci, un bambino che deve essere protetto, no? Che l'unica cosa che dobbiamo fare nel confronto dei bambini è la protezione, la prima cosa forse. Questi minori invece arrivano senza essere accompagnati dai genitori. Senza essere accompagnati. O da adulti di significativi, da persone con figure significative. Quindi tutto diventa molto complicato. Anche perché poi tu, magari può capitare, spesso capita, che loro hanno già dei progetti di allontanamento anche dalle comunità, e quindi si perdono nel vuoto. Cioè non sappiamo che fine fanno. Ma questo è veramente poi un esito abbastanza triste. Allora è anche una parte del fallimento, no? Questo è il modello di accoglienza, di una prevede guida che viene interrotta ad un certo punto. Allora che abbiamo fatto? Noi dobbiamo fare in modo che si integrino e che escano preparati per l'integrazione. Purtroppo questa è una realtà. Infatti io al dottore Ialuna all'inizio avevo detto proprio questo, cioè, per rivolgerci un po' al pubblico, ecco, noi l'accoglienza da un lato, però la gente come vede questa accoglienza? Garantismo anche al ritorno, e del proprio stare bene, non trovarseli per strada spesso arrabbiati, questo è quello che dicono gli altri, non lo dico io. Ecco, questo malcontento noi dobbiamo assolutamente sfatarlo, perché dietro c'è un lavoro di professionisti non indifferente, che fa di tutto per integrare la gente che viene da un sistema disadattato, difficile, traumatico, e quindi dobbiamo garantire una serenità che altro non è poi anche che la nostra serenità. Cioè, parliamo anche in questi termini, o sbaglio, dottoressa? Ma io penso che comunque il bene di tutti naturalmente ha sempre dei risvolti. Il bene non può esserci se non c'è un bene di ciascuno, ma questo in tutte le cose, non solo esclusivamente per il discorso che questo è un argomento della gestione della presa in carico dei migranti, giusto? Giusto? Ma va bene anche per la vaccinazione, se lo applichiamo, giusto? Assolutamente sì. Dentro il progetto Coopera, come diceva il dottore Ialuna, c'è molto molta parte è rappresentata ed è praticata dall'ente locale, cioè dai comuni. Sì. E i comuni sono perno del sistema d'accoglienza integrato, il SAI, a cui accennava il dottore Ialuna, sì, che è uno strumento importante di integrazione. E accanto mettiamoci la rete dei centri d'accoglienza, che possono essere punti importanti soprattutto per la primissima accoglienza, e oggi in tempo di Covid abbiamo anche i centri di accoglienza per la quarantena. Lì ci sono già dei problemi, perché questi centri di accoglienza non sono di facile gestione. Il progetto del migrante non è quello, molte volte è quello di andarsene. Infatti ci vado arrabbiati per questo io. Quindi comunque fare sistema attraverso i progetti, attraverso collegando i gangli del sistema di accoglienza, certo, è la cosa principale. Certo. Quindi sistema sanitario, sistema comunale e centri di accoglienza, se riescono, come molte volte per fortuna riescono, a fare rete, riescono a creare quella dimensione, quelle condizioni dell'accoglienza. Non ci scordiamo che è molto importante anche in provincia di Agrigento il sistema dell'alfabetizzazione. Il CPIA, che ha, mi diceva il preside proprio ieri, 1200 alunni, studenti, di questi 900 sono migranti. Quindi mettiamoci in questo sistema d'accoglienza, che ha delle falle, ma comunque va tenuto, impreziosito, potenziato, e funziona nel tentare una situazione difficile dell'integrazione. Insomma. Quindi non solo sistema sanitario, non solo sistema comunale, certo, ma anche
un altro dei sistemi, tra cui quello dell'alfabetizzazione, che devono essere tenuti presenti come importante momento di integrazione. E allora, dottore Ialuna, a conclusione di questa nostra conversazione, all'inizio dicevamo l'accoglienza profughi, l'accoglienza extracomunitari, migranti irregolari, così chiamati, ma le due cose possiamo metterle insieme o no? Sono differenti in questo momento terrificante che stiamo vivendo, che è la guerra in Ucraina? Sono delle, diciamo, si parla sono di milioni, gestioni, di sono gestioni diverse. Noi qua stiamo parlando, riprendendo il discorso del dottor Castellano sui centri comunali, ecco, in questa rete comunale, che ci sono delle situazioni legate alla, diciamo, accennavo all'emergenza del disagio. Ad esempio, un'altra cosa che è fortemente collegata alle ASP è proprio la possibilità, c'è proprio un'equipe che andrà nei centri di accoglienza e cercherà di capire quali sono i disagi che si vivono, che ancora vivono, perché come diceva la dottoressa Battaglia, non è che vengono individuate, c'è difficoltà di individuare. Certo, capisco. Questo è un grosso, così anche il collegamento con il territorio. Devo dire che ci sono delle esperienze, stanno sviluppando delle esperienze, faccio un esempio di un piccolo paese che 5 anni fa ha iniziato con un'accoglienza di 12, diciamo, profughi, con delle famiglie, e adesso nell'emergenza Afghanistan ha ampliato, e fra quei 10 comuni che hanno avuto centri comunali che hanno potuto ampliarlo, con 2 comuni vicini. Cioè, da 12 posti si è passati a 40 posti, coinvolgendo 2 comuni vicini, quindi 14 e qui 14. Tra l'altro sono anche delle risorse, come dire, economiche per piccoli paesi, e potrei anche fargli rientrare l'aspetto istruzione, che in alcuni comuni sta risolvendo il problema delle scuole che si chiudono, e questo è un modo per integrarsi. Poi chiaramente c'è anche la gestione di immigrati clandestini, ma diciamo sono qua, noi stiamo... Cioè noi in questo progetto, in questo progetto si cerca di migliorare quello che è lo stato di fatto, migliorando appunto la rete, mettendo anche a regime buone prassi che vengono sviluppati nelle ASP, quindi far girare alcune, ed anche valutare delle esperienze che in altri territori italiani dove c'è questo sistema, e quindi anche questo è un modo per poter mettere in rete la conoscenza, buone prassi ed esperienze che sono positive. E quindi un ultimo messaggio da dare a chi ci ascolta, anche per chi, insomma, è fuori da questi ruoli, da queste competenze, però insomma viene informato di quel che accade. Direi questo, di guardare con tutti quanti, con occhio diverso, ecco, queste situazioni, e di capire che appunto dietro ad emergenze ci sono operatori, ci sono istituzioni che lavorano giornalmente, e quindi insomma di sostenerle e soprattutto farle conoscere ed avere un atteggiamento, ecco, diverso, positivo verso queste realtà. Grazie dottore Ialuna. Allora dottore Castellano, un messaggio a chi ha ascoltato questa divulgazione molto importante, cioè nel senso che cosa si sente di dover dire? Cioè, lei sicuramente è in questo campo di battaglia, avrà delle difficoltà che comunque vengono in ogni caso abbattute dalla professionalità di chi sta dietro e coopera in questo progetto Coopera, che alla fine, come ha spiegato bene, è un continuum di quello che già c'era prima. Quindi, ecco, quindi lei sa benissimo come si vive dentro la problematica dell'accoglienza, perché non possiamo non mettere o omettere la parola problematica accoglienza, no? Ecco, cosa si sente dire? Che bisogna, grazie a questi progetti, avere il senso di come ancora si deve crescere, ci si deve irrobustire nella capacità di accogliere situazioni molto difficili e situazioni che sono culturalmente molte volte lontane da noi. E su questo è il messaggio principale, insomma, di proiettarci, di guardare il passato, di proiettarci in un futuro, considerando che comunque il fenomeno della migrazione non è certo destinato a finire domani.
Grazie, dottore Castellano. Allora, dottoressa Battaglia, ecco, invece il suo messaggio. Certo che noi sull'assistente sociale un po' di timore a volte l'abbiamo, eh? Ma quello è un grande pregiudizio. È un grande peso. In realtà l'assistente sociale è una figura professionale determinante e molto importante. Perché in questo contesto? Io mi sento di dire, infatti, che il messaggio che voglio dare è alla comunità territoriale di Agrigento e anche dei comuni limitrofi. Cioè, esistono dei servizi, sono stati anzi, esistono servizi già in ambito ASP e nell'ambito comunale. E sono stati potenziati attraverso questi filoni anche di finanziamento, per cui i cittadini che sono in ascolto possono farsi promotori anche di veicolare questo messaggio, che anche di fronte a un problema che si individua, eccetera, possono sicuramente contattare i servizi dell'ASP che verranno in aiuto alle situazioni di criticità. Grazie dottoressa Battaglia, quindi mi viene facile concludere la trasmissione con grazie alle nostre ASP che si impegnano in questi progetti molto importanti, e quindi evviva la professionalità, a voi dico evviva la solidarietà e quindi evviva l'accoglienza. Grazie, alla prossima puntata. Ciao ciao. Nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain.